la vigilia, perché oggi è la vigilia di Natale e quindi io mi sono messa qua a farvi un video solo per voi, perché prima stavo cucinando con mia madre, perché sì, è la vigilia, quindi organizziamoci. Dicevo, mi sono messa a fare qui un video solo per voi perché lo meritate, meritate un piccolo speciale di Natale ideato da me, perché poi arriveranno altre cose, quindi io mi sto zitta. Comunque sto qua con il mio fantastico pupazzo di neve, cioè voi ditemi se non è bellissimo. E con il mio fantastico albero di Natale, perché dovevo fare un po' atmosfera, capite? Cioè è il 24 dicembre e niente, quindi questo sarà un video fantastico sulle 10 cose che amo sul Natale. Pronti? Via! Sono vestita tutta rossa, quindi vi dico subito che la prima cosa che amo del Natale non sono in ordine genealogico, perché vi dico giusto così, a ruota libera, quello che mi viene in mente. La prima cosa che amo del Natale è vestirmi di rosso, vestirmi con le cosine natalizie, quindi quei maglioncioni enormi, con le calze di Natale imbarazzanti che non potresti mettere mai durante l'anno, ma a Natale c'è la scusa e le puoi mettere, quindi quelle calze imbarazzanti bellissime, quelle ciabattone enormi tipo di lana, i tuoi pigiamoni di lana come quello che vi ho fatto vedere, vestirsi tutte di rosso come oggi, ed è una cosa che veramente a me fa impazzire del Natale. La seconda cosa che amo del Natale sono i film di Natale, quindi Mamma ha perso l'aereo, Mamma ha perso l'aereo, Mi sono smarrita a New York, Mamma ha preso la varicella, Mamma al mormillo, non mi ricordo come si chiama, Alvin Superstar, perché anche quello è un film di Natale, e quindi sì, tutti i film di Natale, tipo Santa Claus e le guai, che fine ha fatto Santa Claus, tutti quei film che hanno segnato la nostra infanzia, perché mi ricordo che mentre facevo l'albero da piccola li mettevo la maggior parte delle volte e hanno segnato la mia infanzia, quindi rivederli magari con una bella tazza di cioccolata calda davanti al nostro albero illuminato e una bellissima copertona caldissima che ci tiene caldi durante la visione è qualcosa di veramente bello del Natale, che io amo. Quindi viva i film di Natale, sono una delle cose più belle in assoluto appunto del Natale, i film di Natale, cioè io li amo. Ti fanno entrare tanto nello spirito natalizio e il fatto che inizino tipo già da novembre è una cosa molto positiva. La terza cosa che amo del Natale sono tutti gli addobbi, le lucine colorate, mettermi davanti alla mia finestra quando sono presa male oppure semplicemente quando ho voglia di spirito natalizio, mettermi davanti alla mia finestra e vedere tutte le luci dei balconi, stare sul divano appunto con sempre la mia cioccolata calda perché è sempre presente e vedere tutte le luci del mio balcone che si vedono dalla finestra, il mio albero di Natale illuminato e il mio presepe illuminato e tipo uscire di casa e vedere tutte le luci, tutte le persone che manifestano comunque l'amore del Natale e la voglia di mostrarlo. Comunque, tutte delle persone che fanno le stesse cose e illuminano praticamente tutta la città, è qualcosa di bellissimo vedere gli addobbi dentro le case, nei negozi e quindi gli addobbi di Natale, l'albero di Natale, fare l'albero di Natale è una cosa che mi fa impazzire. La quarta cosa che amo del Natale, che in realtà sarebbe la prima in ordine di importanza, però la dico appunto così, è stare in famiglia, che è la cosa più classica in assoluto, quindi fare i cenoni di Natale, le feste, trascorrere in generale le feste con la propria famiglia, che magari non si ha l'opportunità di vedere tutti i giorni perché magari si abita lontano, e quindi avere questa opportunità di riunirci tutti insieme a mangiare come dei porci è qualcosa di veramente meraviglioso, vedere la nonna che vince sempre a tombola, che ti dice di mangiare, la solita domandina come sei cresciuta, perché ha ragione Sofia, ce la fanno sempre, e magari mettere il bambinello tutti insieme, giocare coi cugini, scambiarci regali tutti insieme, è qualcosa che veramente dà tanto, dà veramente tanto, ti lascia qualcosa e ti fa entrare proprio nello spirito natalizio al 100%. Magari appunto rivedere tantissime persone che non hai l'opportunità di vedere durante l'anno, quindi familiari proprio a go-go così, ed è qualcosa che veramente io amo del Natale e forse la cosa principale. La quinta cosa che amo del Natale sono assolutamente uscire la sera con magari amici o magari parenti in un posto molto vivo, diciamo, il posto più vivo di dove abitiamo, che può essere in montagna, in collina, alle Bahamas, al centro di Roma, perché appunto il luogo più visitato, no, di Roma è il centro, quindi qualunque posto più visitato della nostra città che a Natale si ravviva, diciamo così, pieno di luci, pieno di negozi, le persone che vanno e vengono per fare regali, è una cosa che può piacere, no, e a me piace tantissimo perché
vedere tutti gli addobbi dentro le case, fuori dalle case, vedere tutte quelle luci che cadono dal soffitto, no? Così, che scendono così, è qualcosa che veramente io adoro del Natale, proprio andare via per i negozi con le persone che amo, comprare i regali per le persone che amo, è qualcosa che veramente adoro del Natale, quindi evviva! La sesta cosa che amo del Natale è il fatto che le persone, anche con un pensierino piccolo piccolo, pensino a te, proprio l'idea che le persone si spremono le meningi per farmi un regalino, qualcosa di carino, qualcosa da farmi scartare, che non sono i regali, perché non voglio far trasparire la cosa che il Natale è regali, perché io non lo penso, sono la prima persona che non lo pensa, però proprio pensare che una persona abbia comunque pensato a te e ti abbia fatto un pensierino è qualcosa che a me dà veramente tanto ed è una cosa che mi è sempre piaciuta tantissimo, quindi lo adoro. La settima cosa che amo del Natale è che, dato che io mangio tanto, perché non si vede, perché brucio tanto e perché ho un'ossatura comunque, una costituzione piccola, sono tutta piccolina, non si vede, però mangio tantissimo, cioè io mangio ogni giorno una cifra di roba, da pizza, dolci, schifezze, sono una porcellina, mi faccio schifo ogni tanto, perché posso mangiare roba che veramente tu mi guardi e mi dici, Elena, ti prego, ti prego. Perché sono così e quindi mangio, io mangio tantissimo, ma in qualunque giorno, cioè non solo a Natale. La cosa che amo del Natale è che ti puoi ingozzare, puoi farti schifo e c'hai la scusa. Quindi ti ritrovi a mangiare il tacchino, il cotechino con le lenticchie a capodanno e i torroni e i pandori e tutto quello che si può, cioccolate così proprio. E c'hai la scusa perché appunto è Natale, a Natale ingrassiamo tutti. Io mi ritrovo a gennaio, che è anche il mio compleanno, che sono ingrassata di tanti chili. Ma appunto c'ho la scusa e va bene così. L'ottava cosa che amo del Natale è l'aria che si respira, l'aria natalizia, proprio l'aria natalizia. Quindi tu esci di casa, vedi le persone che magari non conosci nemmeno, che ti fanno gli auguri di Buon Natale, che ti sorridono, vedi le persone con i pacchetti regali che stanno tutte insieme, è proprio l'idea, cioè lo spirito natalizio che si sente nell'aria. Io ve lo giuro che lo sento questo spirito natalizio. Pure oggi sono uscita per fare una cosa, una commissione, devo farmi le sopracciglia, sono uscita e vedevo gente che non conoscevo, ma vi giuro non conoscevo, che mi arrivava, mi sorrideva, mi faceva auguri di Buon Natale a te e alla famiglia, io grazie. Ecco, questa cosa, anche se sembra superficiale, è qualcosa di veramente stupendo e io amo del Natale, perché è bellissimo come le persone si sentano tutti una grande famiglia a Natale, anche se non si conoscono, perché alla fine è un po' così, cioè siamo tutti una grande famiglia e siamo tutti uguali alla fine a modo nostro, quindi farci gli auguri e sorridere, cercare a modo nostro di essere più buoni, perché in questi due giorni le persone sembrano più decenti, è qualcosa che veramente è importante. In questi due giorni impegnarci ad essere migliori a modo nostro, fare delle buone azioni, è qualcosa che veramente dà tanto. Lo spirito natalizio, la magia del Natale, la parte bella del Natale, secondo me è questo, che la gente cerca in questi giorni, in queste feste, cerca di essere il migliore possibile, dare di più della sua bontà, no? A modo nostro. Ora, dicendo una stronzata, la nona cosa che amo del Natale è questo, il calendario dell'avvento, cioè qui c'è il babbo natalino, qua dietro si può anche colorare, quindi rendiamoci conto della bellezza e tipo, guardate che bello, adesso li ho persi tutti perché è finito, no? E ci sono tutti i simboletti con dentro i cioccolatini e tipo oggi che era il 24 c'era questo gigante, ho detto chissà che cos'è ed era un babbo natale gigante, cioè io amo il calendario dell'avvento, quindi la nona cosa è questa. La decima e ultima cosa di Natale, preparatevi perché adesso Elena diventa sentimentale, vi dico una cosa che veramente penso, è come in questo giorno, che per me è speciale perché sono credente, quindi per me è il compleanno di Gesù, e vabbè, voi crediate o no, io credo, quindi ve la dico questa cosa, non mi vergogno. Comunque è un giorno speciale, è un giorno in cui tutti cerchiamo di dare il massimo per essere felici e per trasparire felicità alle persone a cui vogliamo veramente bene. È un giorno di unione in cui stiamo tutti insieme, cerchiamo di sorridere tutti insieme, di stare bene tutti insieme. Sono due giorni in cui cerchiamo veramente di dare il massimo per far respirare intorno a noi aria di felicità e farci regali, quindi pensarci a vicenda, perché i regali secondo me non sono assolutamente il
vero significato si sta aprendo la porta del Natale, quindi ci tengo a precisarlo, però vedere le persone che pensano a noi e unirci tutti insieme per festeggiare una festa così bella, è inquietante che si apra la porta da sola, è una delle cose più belle del Natale, secondo me la più bella del Natale, quindi capire veramente cosa significhi volersi bene. A Natale è un'unione ed è qualcosa di veramente importante, quindi per me la decima cosa che amo del Natale è questa, e veramente quindi il Natale per me è importante. Spero che questo video vi sia piaciuto, da Elena è tutto, un bacio grande e buon Natale, ciao!